fatto delle follie per amore, ma follie vere, senza pensare alle conseguenze. Parte da questa domanda che in fondo ognuno di noi si è posto almeno una volta nella vita il nuovo film di Paolo Franchi, Dove non ho mai abitato. E anche il titolo la dice lunga. Fabrizio Gifone ed Emanuele Devoy, protagonisti di questa intensa storia d'amore, hanno molto in comune. Intanto sono due architetti e poi hanno anche in qualche modo un padre in comune, Giulio Broggi. La Devoy è sua figlia, ma lo ha deluso rinunciando alla professione, sposando un marito ricco in Francia. Gifone è il suo delfino, il pupillo dello studio. Non ti permetto di parlare così! Ma se continua a illuderti di fare la moglie innamorata... Basta, ti ho detto! Impegnati nella ristrutturazione di una casa, dopo un'iniziale antipatia, tra i due scoppia l'amore. Amore impossibile, ma anche intensissimo. Lei è sposata, lui è un po' un cuore in inverno, uno di quegli uomini che temono di mettersi in gioco. O forse, al contrario, di amare troppo. Io ti vedo. Tu lo ami questo lavoro. Così sono andati così. Tra le nebbie e le colline torinesi una passione dunque tutta cerebrale, ancora più grande perché parzialmente irrisolta, perché davvero un grande amore non muore mai. Sulla scia di film come I ponti di Madison County o il recente How Souls at Night con Jane Fonda e Robert Redford, amori che nascono e crescono in età adulta, matura, ma che anche per questo sono più intensi, perché non solo fisici, ma anche di testa. Allora Fabrizio, quanto pesano queste scelte del cuore? Perché penso che anche questa, no? Quando montavamo il servizio il nostro montatore ci ha detto pesano tanto, no? Ma pesano, diciamo, come dicevamo prima, in maniera mai uguale, mai scontata, mai banale. Quando ci si incontra da adulti, no? Perché poi ognuno c'ha, appunto, lo sentivamo nella scheda, che questo penso che riguarda tante persone, il suo vissuto, no? Qualcuno ha dei rimpianti, una famiglia. L'amore da adulti è diverso? Forse fa più paura, chi lo sa? Ma l'amore da adulti, diciamo che io credo che l'unica cosa che cambi realmente sia il livello di consapevolezza che ti dà, diciamo, un'altezza della vita diversa dalle altre età. Poi non credo che l'amore conosca carta d'identità, no? Quello che cambia credo davvero sia soltanto un livello di maggiore consapevolezza, un tragitto, come nel caso dei due protagonisti di questo racconto, già fatto, e quindi quanto pesa lo spostamento, diciamo, no? L'arrivo di questo. Ecco, perché magari si ha anche un po' paura di rimettersi in gioco, no? Questo. Beh, questo è, diciamo, l'amore in questo film e anche in generale, diciamo, è un sentimento parente stretto della fragilità e della paura, perché certo, come tutti i sentimenti complessi, mette, diciamo, ogni individuo di fronte anche alle proprie storture, alle proprie mancanze, ai propri rimpianti, ai propri buchi neri.